messaggio di pace e speranza lì dove da oltre 100 anni la preghiera e la devozione dei fedeli scorrono come un fiume. La canonizzazione dei pastorelli veggenti Francesco e Giacinta Marto, ma anche le questioni più spinose della Chiesa e quelle internazionali, come il fenomeno migratorio e il prossimo incontro con il presidente americano Donald Trump, sono stati i temi al centro della conferenza stampa di Papa Bergoglio sul volo di ritorno da Fatima, 19° viaggio apostolico che ha messo nel cuore del pontefice, secondo le sue parole, una felicità e una forza rinnovate dallo sguardo di Maria. Così, parlando di Trump, Francesco ancora una volta insiste sul dialogo, foriero di pace. Cercare le porte che almeno sono un po' aperte, entrare e parlare sulle cose comuni e andare avanti, passo a passo. La pace è artigianale, si fa ogni giorno. Anche l'amicizia fra le persone, la conoscenza mutua, la stima è artigianale, si fa tutti i giorni. Rispetto dell'altro, dire quello che pensa uno, ma con rispetto, ma camminare insieme. Camminare insieme come fratelli, su questo insiste il Papa anche mentre risponde ad una domanda relativa alle controversie e agli ostacoli con la Fraternità San Pio X e sulla possibilità di un accordo che le dia uno statuto ufficiale all'interno della Chiesa, che secondo Francesco però non sarebbe così imminente. Ma camminare e dialogare è la via privilegiata anche nel rapporto con la Chiesa evangelica che, ammette il Papa, dopo il viaggio in Svezia ha avuto una spinta notevole. Ma si aspettano passi sempre. Lei sa che Dio è il Dio delle sorprese, ma mai dobbiamo fermarci, sempre andare avanti. Il pontefice rievoca ancora i momenti più intensi e toccanti della visita alla Madonna di Fatima, proprio nel giorno, ha ricordato una giornalista della Nación, in cui 25 anni fa Jorge Mario Bergoglio veniva nominato vescovo di Buenos Aires. Ho parlato con la Madonna un po' di questo, le ho chiesto perdono di tutti i miei sbagli, anche di... poi del cattivo gusto per scegliere la gente, ma... ma ieri me ne sono accorto. Poi la vicenda delle ONG coinvolte nello scandalo per presunte collusioni con gli scafisti che trasportano i migranti in Mediterraneo, il delicato tema degli abusi sui minori e le recenti dimissioni dalla Commissione Vaticana istituita ad hoc della signora Mary Collins, che proprio con Francesco aveva lamentato i ritardi e l'insolvenza di oltre 2000 casi. È una brava donna che vuole lavorare, ma ha fatto questa accusa e un po' di ragione ha. Perché? Perché ci sono tanti casi in ritardo. Oggi in quasi tutte le diocesi c'è il protocollo di fare per questi casi. È un progresso grande. C'è poca gente, c'è bisogno di più gente capace di questo. Particolare attenzione il Papa la riserva ad una domanda sulle presunte apparizioni mariane a Međugorje, luogo che suscita il fervore religioso di tanti fedeli, per le quali Benedetto XVI ha nominato un'apposita commissione presieduta dal Cardinale Ruini. Sulla questione, per cui ha nominato un suo incaricato, Francesco esprime la sua posizione. Io personalmente sono più cattivo, io preferisco la Madonna Madre, Nostra Madre, e non la Madonna capo di ufficio telegrafico che tutti i giorni invia un messaggio a tal ora, e questa non è la mamma di Gesù. E terzo, il nocciolo proprio dell'informe Ruini, il fatto spirituale, il fatto pastorale, gente che va lì e si converte. Gente che incontra Dio, che cambia vita.